Buonasera, buonasera da Onda Ticino, apertura subito, la notizia del giorno, Stati Generali contro la chiusura del Tribunale. A Sulmona riparte la battaglia dopo il vertice istituzionale di questa mattina, sentiamo tutto nel servizio. Stati generali dei sindaci contro la soppressione del Tribunale di Sulmona è quanto emerso nel vertice istituzionale di questa mattina al Palazzo di Giustizia per la difesa del Tribunale Peligno. Le istituzioni, nonostante la proroga accordata dal governo fino al 2020, non intendono abbassare la guardia e sono riunite in un summit alla presenza del Presidente del Tribunale Giorgio Di Benedetto, del Procuratore Capo della Repubblica Giuseppe Bellelli, della Senatrice Paola Pelino, dei sindaci del territorio e del Consiglio dell'Ordine. Risponda quindi la proposta degli Stati generali che fu già adottata nel 2011, quando la battaglia entrava nel vivo. L'idea è quella di arrivare a nuove delibere consiliari contro la soppressione del Tribunale. Non si abbandona nel frattempo la commissione istituita dalla Regione Abruzzo che dà manforte alla battaglia che si sta portando avanti, finalizzata alla tutela dei tribunali minori di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto. Il Tribunale di Sulmona è il primo per efficienza tra gli uffici giudiziari del centro Italia, quinto nella classifica generale tra tutti i tribunali italiani, stando all'ultimo studio condotto da Le 24 ore. Il Tribunale della Città Perini è anche al quinto posto di un'altra classifica, sempre del Sole, quella sulla produttività, realizzata tenendo conto sia delle capacità di riduzione dei fascicoli pendenti, 7%, sia della durata dei processi, 606 giorni, ma anche della carenza di personale, nonché degli organici togati, 0%, amministrativi, 33%, scoperti. In questa classifica primeggia Bolzano, seguita da Rovereto, Novara, Lodi e quindi dalla Città Peligna. La cronaca malore, mentre va a raccogliere le olive, morto così un 59enne di Pacentro, era appena rientrato dal Belgio. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Era tornato dal Belgio assieme a fratello, come ogni anno, per raccogliere le olive, ma stamane il suo cuore ha cessato di battere, probabilmente per un improvviso malore. È morto ieri mattina Gianfranco Maurizi, 59enne di Pacentro, mentre si dirigeva in campagna nei pressi del cimitero in sella alla sua bici. La notizia è subito circolata in paese lasciando sgomento e tristezza. I due fratelli ogni anno rientrano dal Belgio per l'autunno. Stamane sono usciti di casa con la bici per raccogliere le olive, ma per uno di loro è finita in tragedia. A lanciare l'allarme è stato il fratello dal momento che si è ritrovato solo lungo il tragitto. Inutili soccorsi dal momento che per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona, coordinati dal Maggiore Florindo Basilico. All'ospedale di Sulmona è stata eseguita la ricognizione cadaverica. La salma, qualche ora dopo, è stata restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie. Intanto si apre il processo per il 64enne che uccise l'orso a Pettorano sul Gizio nel settembre 2014. Domani la prima udienza. Si apre domani il processo per il 64enne di Pettorano sul Gizio che l'11 settembre 2014 uccise con colpi di arma da fuoco un giovane esemplare di orso bruno marsicano. L'associazione Salviamo l'Orso si costituisce parte civile. Il colpo, stando alla ricostruzione della forestale, è stato esploso nella notte dell'11 settembre. La stessa notte, intorno alle 2:30, secondo il racconto che rese l'uomo alla stampa la mattina subito dopo il fatto, allertato da rumori nel pollaio, è uscito di casa per controllare se trovato a tu per tu con l'orso. In seguito il 64enne aveva dichiarato di essersi ferito cadendo all'indietro e perdendo i sensi, andando a farsi medicare a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Qualche giorno dopo confessò di aver sparato al plantigrado. Ora si apre processo in tribunale. All'uomo viene contestata l'uccisione di animale di specie protetta con arma da fuoco. Mai si sono registrati casi di aggressione all'uomo da parte dell'orso in Appennino e da circa 50 anni gli eventuali danni da esso arrecati ai piccoli allevamenti e agli orti sono puntualmente rimborsati dagli enti parco e da un anno anche dalla stessa regione che per questo ha approvato un'apposita legge. Non vi può essere dunque, intervengono dall'associazione Salviamo l'Orso, alcuna giustificazione per atti come quello commesso nel 2014 a Pettorano. L'ultimo responsabile di un atto di bracconaggio nei confronti di un orso d'Abruzzo individuato e processato risale a più di 30 anni fa. Nel frattempo sono stati circa 80, dal 1971, i plantigradi uccisi con armi da fuoco o con il veleno. Ora è il caso di tubercolosi per un giovane di Sulmona, scattano i rilievi epidemiologici come da protocollo. Sentiamo meglio nel nostro servizio.
Scattano le procedure epidemiologiche dopo il caso di tubercolosi che si è registrato a Sulmona. Un giovane di 17 anni è risultato positivo al batterio e sabato scorso è stato trasferito nel reparto malattie infettive del nosocomio di Avezzano dopo essere stato ricoverato all'ospedale dell'Annunziata a Sulmona. Il ragazzo era entrato in ospedale con febbre e tosse. Da lì sono scattati gli accertamenti dei sanitari che hanno refertato la tubercolosi. Il 17enne sta bene ed è tenuto sotto osservazione ad Avezzano. Da oggi, nel frattempo, come previsto dal protocollo, partono i rilievi epidemiologici che prevedono una serie di controlli sugli ambienti frequentati ultimamente dal ragazzo. Non è escluso quindi che i controlli scatteranno anche a scuola. Per l'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila si tratta di verifiche di routine, tant'è che sul caso non è scattato fortunatamente l'allarme, ma solo preoccupazione per l'eventuale contagio. Sulla tubercolosi intanto parlano i medici sulmonesi. I sintomi variano a seconda del distretto corporeo interessato, spiegano Onda TG. Tipicamente quello polmonare dà sintomi subdoli come febbricola, sudorazione, tosse produttiva, astenia e calo ponderale. La terapia, che spesso prevede associazioni di più antibiotici, può andare avanti per alcuni mesi. Insomma, è una malattia per la quale la sorveglianza sanitaria, concludono, non dovrebbe mai essere abbassata. E ora torniamo sul caso dell'ex detenuto a lavoro nella cooperativa. Il sindaco non tollera la trasparenza, così dicono da Sinistra Italiana. Un braccio di ferro continuo sulla vicenda dell'ex detenuto a lavoro nella cooperativa. Le polemiche dell'ultimo minuto mettono d'accordo Forza Italia e Sinistra Italiana, rivali in politica, ma su questa vicenda c'è indubbiamente un grande feeling. A Domenico Capaldo, segretario di Sinistra Italiana a Sulmona, e Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, non è piaciuto l'atteggiamento del sindaco Anna Maria Casini, che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ha abbandonato l'aula dopo l'alterco con il capogruppo di Forza Italia. Una scena che è diventata virale sul web. Questa cosa non la tollero, ha ripetuto per 3 volte il primo cittadino prima di lasciare per una decina di minuti l'aula consiliare. Ma cosa non tollera il sindaco? Si chiedono Capaldo e Licheri. Il fatto che si chieda chiarezza a tutela della comunità? Non tollera che si chieda trasparenza e consapevolezza del proprio ruolo? Non tollera che qualcuno in città parli di legalità? C'è preoccupazione in città alla quale non si può dare risposta con denunce esposte per procurate allarme. Per i due esponenti di Sinistra Italiana, il sindaco che non tollera ha abbandonato l'aula per manifesta inadeguatezza e per mancanza di argomenti rispetto alla richiesta di chiarezza e della portata che contiene un reinserimento di un ex detenuto ergastolano, attribuendo incarichi di responsabilità importanti. Siamo tra i pochi a sostenere dell'importanza dell'inserimento a fine pena e non è questo in discussione. Quello che chiediamo è ben altro, circa l'opportunità di attribuire compiti e funzioni a persone che non sono né pentite né dissociate. Restano intatte quindi le richieste di chiarezza e di ciò che potenzialmente potrebbe mettere a rischio un'intera comunità. Vertenza Olicar, CGIL va a Torino, domani l'incontro decisivo per i lavoratori che svolgono servizio negli ospedali della provincia dell'Aquila. Sentiamo tutto nel nostro servizio. La Filcam, CGIL della provincia dell'Aquila, va a Torino, dove domani si decidono le sorti dei 100 lavoratori che svolgono servizio nei presidi ospedalieri di Sulmona, L'Aquila, Avezzano e Castel di Sangro. In ballo c'è sempre la Vertenza Olicar, la cooperativa che gestisce l'appalto pulizia negli ospedali della ASL 1. Lo scorso 20 ottobre i lavoratori hanno incrociato le braccia dopo lo sciopero e il blocco degli straordinari, indetto dalla CGIL, che ha fatto riscontrare il 100% delle adesioni. Ma il segretario della Filcam, Luigi Antonetti, vuole vederci chiaro sul futuro degli operai che nelle scorse settimane sono rimasti senza stipendio. Un ritardo, stando a quanto ha fatto sapere Olicar al sindacato, dovuto alla Manital, la società controllata da Olicar. La vicenda è finita sul tavolo del prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi. Dopo il verbale di mancato accordo, la CGIL ha indetto lo sciopero e ha chiesto alla committente ASL Avezzano Sulmona L'Aquila di sostituirsi alla Olicar per pagare gli stipendi arretrati ai lavoratori che sono rimasti in stato di agitazione. Con i vertici Olicar e Manital e le delegazioni nazionali domani sarò a Torino, fa sapere Onda TG segretario Filcam CGIL provincia dell'Aquila Luigi Antonetti. Decideremo meno se ci sono le condizioni per un altro sciopero. Sul destino dei 100 lavoratori il sindacato chiede certezze. Domani il vertice decisivo. Postazione scarsa, illuminazione, la Fiom riaccende le polemiche, la Magneti Marelli di Sulmona, investimenti e manutenzione restano sotto accusa, noi facciamo il punto nel nostro servizio.
Illuminazione scarsa, insufficiente. Le RSA e RLS della Fiume CGIL della provincia dell'Aquila continuano ad alzare la voce sulle condizioni dei macchinari allo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, questa volta a finire alla ribalta della cronaca e la postazione di controllo visivo della traversa della Panda. Due le parole d'ordine del sindacato: manutenzione, investimento. Da qui la denuncia che risale a qualche giorno fa. Non sono passati troppi giorni da quando le RSA Fiume, attraverso i comunicati, hanno denunciato il clima messo in atto dalla azienda con le tante contestazioni fatte a scapito delle numerose inefficienze che ci sono sugli impianti e postazioni di lavoro. Intervengono dalla FIOM spiegando che per quanto riguarda la postazione della Panda molte volte è stata da noi denunciata la mancanza di visibilità del pezzo perché l'illuminazione è scarsa e insufficiente, tutto questo sempre a danno dei lavoratori che poi pagano il prezzo delle inefficienze aziendali, degli investimenti sbagliati, della poca manutenzione degli impianti stessi. Quanto ancora noi operai dobbiamo pagare il prezzo di queste mancanze e quando l'azienda deciderà di metterci nelle condizioni di lavorare rispettando gli standard che tanto decantano, si domandano i sindacalisti che concludono, noi continueremo assiduamente a denunciare tali mancanze per tutelare la dignità e l'impegno di tutti i lavoratori. Orari dimezzati, il pomeriggio, wifi assente nella PC di Via Sardi, la sede provvisoria, e Forza Italia Sulmona presenta l'elenco dei disagi. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Locali sprovvisti di accesso a internet e alla rete wifi, assenza di rete fissa per gli impiegati, prese di energia elettrica per l'allaccio dei dispositivi informatici insufficienti da posizionare in prossimità dei tavoli di studio, impianto di riscaldamento rumoroso, orari di apertura ridotti il pomeriggio e Forza Italia Sulmona, tramite il suo coordinatore Antonio Menchinelli, a presentare l'elenco dei disagi che si riscontrano nella sede provvisoria dell'Agenzia di Promozione Culturale, inaugurata lo scorso 28 settembre nei locali dell'INPS in via Sardi. Sebbene locali siano strutturalmente accoglienti, gli utenti subiscono un dimezzamento delle aperture pomeridiane che sono passate dalle 4 settimanali a 2 aperture pomeridiane. Si tratta di una contrazione del servizio inspiegabile, tuona Menchinelli, che fa presente come nell'ultima settimana, con l'abbassamento delle temperature esterne e l'accensione di riscaldamento ad aria, l'impianto è risultato rumoroso in relazione all'attività di studio che di fatto è disturbata dal rumoroso sottofondo. Auspichiamo, conclude, che in tempi brevi alla festosa inaugurazione seguano celeri interventi finalizzati alla risoluzione dei disservizi. L'unico servizio di biblioteca e sala studio attivo in città merita spazi pienamente fruibili. Torniamo a parlare del campanile dell'Annunziata a Sulmona. La perizia tecnica è stata consegnata al comune e quindi si apre uno spiraglio. Le condizioni dell'apparato strutturale dell'impianto campanario garantiscono la completa efficienza dello stesso e la scarsa interazione con la struttura murale del campanile anche in caso di suono o movimento, pertanto la restrizione al non utilizzo può essere revocata e questo è il risultato della perizia tecnica eseguita dall'ingegnere Pasquale Di Orio sul campanile dell'Annunziata di Sulmona. Il documento è stato recapitato da Palazzo San Francesco dall'ASP numero 2 della provincia dell'Aquila, che ora resta in attesa della decisione del primo cittadino Anna Maria Casini, che dovrà decidere se revocare o meno l'ordinanza che vieta il suono delle campane a ritmo di caol, pesce e baccalà dal 24 novembre alla vigilia di Natale. Una tradizione che riprende il tipico menù della cena natalizia che è stata interrotta lo scorso anno dopo il terremoto di Norcia, avvertito anche a Sulmona, che provocò il distacco del concio di gronda dell'Annunziata, criticità che sussiste ancora. Nessun problema invece per la staticità e la sicurezza del campanile, stando alla perizia tecnica. Abbiamo quindi questa mattina stesso scritto una nota al Comune di Sulmona allegando la relazione tecnica, sollecitando la rimozione, diciamo, di questa parte dell'ordinanza entro il 24 novembre, mettendoci ovviamente a disposizione dell'amministrazione per ulteriori adempimenti. E quanto ricorda la presidente dell'ex Casasanta, Katia Puglielli. E nella città che punta al turismo, Sulmona, la domenica sono chiusi anche i musei. Ne abbiamo parlato nella nostra raccolta di opinioni che ascoltiamo. La svolta era arrivata a gennaio 2016, quando grazie alla sinergia fra enti e istituzioni si era arrivati ad aprire i musei in occasione delle feste natalizie, nei periodi dell'anno più frequentati dai turisti, ma il turismo ora non rispetta più le stagioni. Da qui la polemica dell'ultimo minuto che riguarda l'apertura dei siti monumentali e dei musei la domenica e nei giorni di festa, uno spettacolo che per varie ragioni i turisti non possono ammirare, uno scenario desolante se si considera che le attività commerciali a stento mantengono la sala cinesca alzata. Una città che punta sul turismo può arrivare a tanto, ne abbiamo parlato nella nostra raccolta di opinioni. I musei sempre,
la cultura non può essere chiusa. Bisogna trovare i modi, perché poi chiaramente le amministrazioni fanno i conti con i conti, però la cultura non va meglio. Veramente io non lo sapevo, non sapevo nemmeno che fossero aperti gli altri giorni, i giorni feriali. Ho pensato sempre che fossero chiusi e mi dispiace, perché questo, diciamo così, è uno smacco anche ancora uno per la città. È proprio un'iniziativa ottima quella di far tenere chiusi i musei, le chiese di domenica, perché vengono i forestieri e devono trovare chiuso, mi pare giusto. Assolutamente, siamo una città che si pronuncia di cultura e purtroppo di cultura se ne fa sempre poca. E che dice? Ma io dico che insomma non posso che associarmi al suo pensiero. Onestamente, ecco, fregiarsi di un titolo culturale o comunque sia di voler incentivare nuovamente sul turismo e improntare sul turismo una cittadina come Sulmona, che ne avrebbe tutte le potenzialità, e poi non far trovare una figura responsabile. Beh, cioè, anche perché adesso c'è il turismo fuori stagione, quindi ce l'abbiamo un po' per tutto l'anno i turisti, però le chiese sono chiuse, anche quelle di domenica, e i musei chiusi. Ma io penso che se noi ci freggiamo del titolo di città turistica, dobbiamo essere noi i primi a dover venire la domenica, stare comunque, cioè, aperti sia per la gente di fuori ma anche per la gente di Sulmona, che comunque, cioè, è così, ha comunque un'opportunità di stare comunque in giro per la propria città e divertirsi. E ora il turismo consapevole e il riciclo dei rifiuti. Al via il progetto pilota della DMC Alto Sangro e del Cogesa. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Uno studio di fattibilità per definire un modello replicabile per l'implementazione di un sistema di autoraccolta e smaltimento delle materie seconde di recupero inerenti alle attività afferenti al settore turistico, ricettivo e della ristorazione. E questo è l'obiettivo del progetto pilota firmato DMC Alto Sangro e Cogesa, i cui modelli e sistemi potranno permettere al turista di avere cognizione di come e quanto li possa impattare o contribuire alla salvaguardia e conservazione ambientale della destinazione in cui si reca in vacanza. Tutto partirà a Castel di Sangro, dove dal 13 novembre al 22 novembre 2017 si svolgeranno dei seminari formativi per operatori economici e dirigenti della pubblica amministrazione sulla nuova normativa, sull'ammissibilità nell'economia circolare, la valorizzazione delle materie seconde di recupero e il compostaggio di comunità. Lo scopo è quindi quello di innalzare il livello non soltanto di raccolta differenziata, ma anche di riciclo, e qui entrano in gioco i comuni che dovranno rimodulare regolamenti tari secondo le nuove normative. La nostra DMC sta facendo questa operazione per valorizzare nel tempo queste buone pratiche, in modo tale che sia per i suoi soci ma per l'intero territorio, per la possibilità di pubblicizzare queste attività anche ai nostri turisti, perché noi viviamo essenzialmente di turismo, pubblicizzare un sistema di raccolta e di trattamento dei rifiuti che dovrebbe essere il fiore all'occhiello del nostro territorio. Il Cogesa si inserisce in questo circuito anche perché da azienda di rifiuti dovremo diventare, e lo stiamo già diventando, siamo quasi arrivati, a un'azienda vera e propria di riciclo, quindi non pensare più al Cogesa come l'azienda proprietaria della discarica, ma pensare al Cogesa come l'azienda che trasforma i rifiuti residenziali non in risorse per l'ambiente. Uno sguardo sulle città che spostano i loro spazi, questo il tema che è stato al centro di una mostra inaugurata nei giorni scorsi al MAV di Sulmona, ce ne parla nel servizio Gaetano Trigilio. È allestita presso lo spazio MAV in via Morrone a Sulmona una originale mostra sull'identità smarrita dell'Aquila. Uno sguardo sulle città che spostano i loro spazi. La mostra è costituita da 11 fotografie e 6 testi. La rassegna intende mostrare come le città cambiano, ma non certo in meglio, e per la vivibilità dell'uomo. Le città vengono usate dagli affaristi per i loro interessi e stanno perdendo la loro identità di luoghi di aggregazione e di rapporti fra le persone. Ad esporre sono Giovanni Cocco per le foto e Caterina Serra per i testi. Ho cercato di raccontare la città con le parole, con la scrittura, e mentre Giovanni la raccontava con la fotografia. Quindi abbiamo lavorato insieme all'idea, ma poi ci siamo separati e divisi per raccontarla in due modi diversi. Tutto nasce dal confronto sul campo che abbiamo fatto assieme, da un confronto che nasce
nel momento in cui ci siamo trasferiti all'Aquila per cercare di capire che cosa stava succedendo, e poi ci siamo impegnati ognuno secondo il proprio linguaggio a raccontare le emozioni, le sensazioni e quello che avevamo visto della città. La mostra fa parte di un progetto molto più ampio che vuole mostrare come le città europee stanno cambiando, dove c'erano piazze, scuole, teatri, bar, angoli in cui incontrarsi, ora c'è solitudine ed isolamento, isolamento dei centri commerciali. Parlando dell'Aquila si è detto che è diventata una città fantasma, un dedalo di case in demolizione e costruzione. Nelle foto campeggiano i moduli senza anima. L'Aquila, dopo 8 anni dal terremoto, è una città priva di identità. Molto partecipata all'inaugurazione della mostra, presenti 2 espositori, Italia Gualtieri per il MAV ha illustrato obiettivi ed essenzialità della mostra. È una mostra sull'Aquila come città simbolo di un cambiamento tragico che ha comportato quello che poi troviamo nel titolo della mostra, il displacement, cioè lo spaesamento conseguente a uno spostamento. La rassegna è stata promossa da Sulmona Cinema e costituisce un prologo all'imminente 35° Sulmona International Film Festival, in programma dall'8 al 12 di novembre. È un'occasione che noi abbiamo voluto cogliere nell'anno delle celebrazioni di Ovidio. Si parla dell'Aquila, quindi un tema, quello della trasformazione del territorio, degli elementi della socialità, dello stravolgimento, che ci sembrava appropriato appunto per parlare di Ovidio. E ora ci spostiamo all'Aquila, dove Paolo Mieli ha aperto la rassegna Scrittori al Centro. Le interviste. Io sono andato a cercare nella storia le origini di questo disordine per cui non riusciamo ad avere governi stabili e ne risente poi non solo l'amministrazione dello Stato, ma ne risente l'economia, ne risente l'ordine. E addirittura quello che si capisce è che siamo stati contagiosi, nel senso che altri paesi d'Europa che erano più stabili di noi sono stati contagiati da questo nostro virus. Implicitamente raccontandone la storia, addirittura dal 1861, da quando è nato il nostro Stato unitario, implicitamente si danno dei suggerimenti per uscirne da questo caos. Al contrario di quello che si pensa, per uscire da questo caso noi italiani non dobbiamo metterci tutti insieme, ma dobbiamo imparare a dividerci normalmente, cioè rispettandoci, andando al governo una volta alla destra, una volta alla sinistra, ma con una reciproca legittimazione. Può sembrare strano, ma la ricetta è imparare a dividersi con lealtà. E il problema è che noi abbiamo sempre aggredito questi nostri problemi in maniera contingente, ma senza affrontarli e risolverli una volta per tutte, ed è quello che implicitamente propongo. Se si riesce a capire quali sono le costanti che si sono già presentati per 150 anni, allora c'è più facile separare i rimedi contingenti da quelli che invece sono le soluzioni definitive. Il libro è stato editato in settembre, fine di settembre, quindi siamo quasi in un'anteprima, diciamo così. Io ho voluto ringraziare sentitamente il direttore Mieli per questa sua affezione con la nostra città. Non è la prima volta che viene, anzi è venuto abbastanza spesso, e quindi per noi è un'occasione, diciamo così, di incontrarci di nuovo con una platea che è stata sempre nei suoi confronti molto attenta, è una platea molto interessata, e quindi è un buon modo di incominciare, perché gli altri 5 incontri, io penso, saranno altrettanto interessanti. Intanto a Raiano è partito l'anno accademico 2017-2018 della scuola di osteopatia. Noi abbiamo intervistato il direttore dell'Accademia, Marcello Marasco. In qualità di direttore della scuola di osteopatia, dichiaro aperto l'anno didattico 2017-2018. Concluso qui all'aula Leonardo da Vinci del campus della scuola di osteopatia Abios, le 2 giornate di convegno sulla ricerca in medicina,
e osteopatia, un giorno e mezzo molto interessante dove i nostri studenti hanno portato lo stato dell'arte alla ricerca. Abbiamo inaugurato l'anno didattico, consegnato i diplomi a chi ha finito. È stato un anno intenso lo scorso anno, tanti progetti per il territorio, tanta prevenzione sul territorio. Ricordo che la clinica di osteopatia della scuola è a disposizione per trattamenti su libera donazione dei pazienti all'interno della clinica stessa. Un enorme benefit per il territorio, un enorme benefit per le spese economiche sanitarie della regione Abruzzo e quindi dello Stato italiano, che quindi mi auguro che il territorio sostenga con forza. Non sempre questo avviene, spesso si vedono amministratori un po' distratti su questa cosa, ma sappiamo che così portiamo pazienza, li stimoliamo e li incoraggiamo. Ma questo corso di studi che io conosco benissimo, ormai abbiamo un rapporto con questa scuola da circa 2 anni, l'anno scorso è partita anche all'Aquila, stiamo cercando di collaborare tramite appunto la nostra Università dell'Aquila per cercare di integrare anche sotto l'aspetto scientifico e cercare di, vista la futura, speriamo, che venga accolta nel decreto Lorenzini, il riconoscimento degli osteopati nell'ambito sanitario, di trovare un certo connubio e di integrarlo a quella che è la scientificità medica e quindi il sapere a livello internazionale. E prima della pagina sportiva del lunedì vediamo qual è la buona notizia del giorno. Svelare tutti i segreti del trucco permanente, rivelarne i vantaggi e i benefici e mettere insieme estetica, dermopigmentazione. Con questi precisi obiettivi ha fatto i suoi esordi a Sulmona all'Open Day del trucco permanente nel centro estetico di Viale Mazzini. A illustrare tutte le tecniche di un mondo che non sempre è conosciuto è stato Giuseppe Rinaudo, siciliano di origine sulmonese di adozione, che ha partecipato per l'Orsini e Belfatto al campionato nazionale svoltosi il mese scorso a Roma, raggiungendo un ottimo risultato tra i 100 finalisti provenienti da tutta Italia. Ci siamo, come si dice, incontrati e abbiamo voluto fare questo connubio tra la parte del trucco permanente e il mondo, estetico della situazione. Dalla mia parte metterò giustamente quindi l'enfasi, l'addolcire il viso con dei trucchi permanenti e dall'altra parte giustamente con vari particolari lavori che giustamente il centro estetico dà e che sa fare. Contando gli slide alla mano, Rinaudo ha parlato di dermopigmentazione fra aneddoti e curiosità, un'iniziativa che non trova precedenti in città e sul territorio, tant'è che, visto il successo e la partecipazione, potrebbe essere riproposta anche nell'avvenire. Abbiamo avuto un buon riscontro, abbiamo avuto abbastanza un riscontro per quanto riguarda le persone che sono venute qui, hanno avuto curiosità, informarsi. Per il calcio, nello stellato di nuovo sconfitti in campionato, ma la notizia del giorno è l'esonero del dirigente sportivo Roberto Pantaleo avvenuto questa mattina. Giulio Misticone. Piove sul bagnato in casa Nerostellati, con la quinta sconfitta consecutiva rimediata nella trasferta di Pesaro. I Pelini restano inchiodati all'ultimo posto in classifica, mentre aumentano i punti di ritardo non soltanto dalla zona salvezza, ma anche da quella play-out. La notizia del giorno non è però la nona sconfitta nelle prime 11 gare di campionato. A far rumore è l'esonero dell'ormai ex direttore sportivo Roberto Pantaleo, che tuttavia dichiara di non aver ricevuto comunicazioni al riguardo, apprendendo dagli organi di stampa la notizia del suo sollevamento dall'incarico dirigenziale sin qui ricoperto all'interno della società Nerostellata. Un provvedimento arrivato stamattina e che fa seguito all'animata discussione che ci sarebbe stata nella serata di venerdì tra il numero uno della società Nerostellata, Gianluca Pace, e lo stesso Roberto Pantaleo, che non è nemmeno partito alla volta di Pesaro. Divergenze di vedute sull'impostazione dell'attuale stagione calcistica vi sono
state fin dall'inizio, con l'ex direttore sportivo che avrebbe voluto la conferma dei migliori elementi della passata stagione, secondo chiare e precise indicazioni fornite dal tecnico Di Marzio, prima di inserire in organico un giocatore davvero di categoria per ogni reparto. Insomma, tre innesti di qualità insieme ai fuoriquota da schierare in campo, secondo quanto disposto dal regolamento del campionato di Serie D. Una comunanza di vedute che è venuta meno anche alla luce del ristretto budget a disposizione della società Peligna, prossima all'annuncio di un nuovo attaccante straniero portato a Pratola attingendo dal mercato degli svincolati. Il rapporto tra i nerostellati 1910 e Roberto Pantaleo si interrompe dunque in malo modo, dopo due promozioni consecutive che hanno portato il club peligno dal campionato di promozione al palcoscenico nazionale della Serie D. Amarezza nelle parole di Roberto Pantaleo, che al telefono esprime il suo personale ringraziamento al presidente Gianluca Pace per la fiducia avuta nei suoi confronti, rivolgendo anche un abbraccio ideale all'ambiente calcistico pratolano che continua a sostenere una squadra e un club che ora vivono un periodo alquanto delicato. Per i nerostellati decisive le prossime settimane, nelle quali sarà fondamentale ponderare bene le prossime mosse, non soltanto in ottica presente, ma anche guardando a un futuro da garantire a prescindere dalla categoria. E ora passiamo al calcio giocato, cominciando come al solito dal campionato di Serie D. Nell'undicesima giornata del girone F della Serie D sono andati in scena due derby abruzzesi: Avezzano L'Aquila ha finito 1-1 e Pineto Francavilla ha terminato con la vittoria dei padroni di casa per 2-0. Colpo esterno del San Nicolò Recanati per 1-0, la Vastese batte in casa l'Olimpia Agnoniese per 2-1. Mentre i nerostellati cadono a Pesaro per 2-0, si tratta del nono passo falso dei pratolani, che restano ultimi con soli 2 punti. Nella 12ª giornata del girone B della promozione, l'Ortona batte il Castiglione Valfino, riconquista il primo posto. Importante vittoria salvezza di Raiano, che sconfigge il Fossacese per 3-2 con una doppietta di Saponaro, un gol di Tiberi. Pari casalingo della Virtus Pratola con il Piazzano per 1-1. Pesante sconfitta esterna del Sulmona contro il Villa 2015 per 3-0. Ai biancorossi pesa un calcio di rigore fallito nei primi minuti da Ranauro. Nel girone C della prima categoria, importante vittoria del Pacentro con il San Pelino per 2-1, che permette alla squadra di Del Beato di salire in seconda posizione. Pari casalingo del Bugnara per 1-1 contro il Cepagatti. Torna a successo il Popoli, che batte la Morronese per 3-0. Per la squadra delle frazioni si tratta della quinta sconfitta consecutiva. Nel girone B della seconda categoria, pesante sconfitta esterna dell'Ovidiana, che perde a Morino contro lo Schioppo per 4-0. La Marsica si rivela ancora stregata per la squadra di Cardilli, che finora ha vinto tutte le partite casalinghe e in trasferta sempre perso. Comanda la classifica il Marruvium con 14 punti, Ovidiana invece resta a 9 punti. Prima di chiudere vi ricordo alle 22 l'appuntamento del lunedì con la rubrica Vivere la vita. Davvero tutto per questa edizione, Onda Rigi torna domani, grazie per essere rimasti con noi, a tutti voi lascio la buona serata, arrivederci.